tutti benvenuti in questo nuovo video dove ballerò perché ho il telefonino sopra il mio ginocchio. Allora, avevo iniziato a fare il video in camera, solo che poi ho dovuto chiudere perché c'è corrente. Se senti rumore, la mia lavatrice. Mi sono rasata da poco, non sono pelata. Allora, ultimamente sto facendo video lamentele, le chiamo. Deve essere una buona rubrica, sì. Allora, l'ultima volta stavo parlando, cerco di non muovere troppo il telefono, se no faccio di mal di mare. Allora, stavo parlando della mia avventura. La polvere, non sto morendo. Perché ho già pulito la stanza. Tutto questo cellulare che balla. Vabbè. Comunque, oggi ce la posso fare. Non mi piace questa inquadratura. Mettiamola così. Che siamo grassissime. Vabbè, dettagli. Allora, te lo terrò in mano il telefono, va bene lo stesso. Comunque. Ah, mi sono bruciata l'acqua, come sono depilata, non c'ho ancora l'orecchio rosso. Comunque, sto facendo i video, se mi vedete se vi siete sempre uguale, cambio solo po posizione, ma il video non cambia. Cioè, il video cambia. Ciao, questo forse era. Mi stanno spaccando come sempre, quindi sapete se non faccio video sempre, il motivo, lo ripeto sempre. Allora, praticamente stavo parlando. Nell'altro video vi ho portato con me, cioè, vi ho portato con me. Vi ho spiegato quello che era successo in piscina, poi farò vedere anche il videolog, ma solo il videolog ovviamente è divertente, non è polemico. Allora, quello che era successo in piscina, vi lascio poi il video sopra nel sotto, da qualche parte, c'è un peluccio che spunta su. Sì, ho ancora i capelli in testa, infatti, si vedete. Comunque, quello che era successo in piscina, che c'è stata praticamente una massa di gente che è arrivata a un certo punto nella piscina dove sono andata. Comunque, non vi ripeto tutta la solfa da capo, vi lascio il video precedente, potete vederlo. Farò le puntate. Quella puntata numero 2 è come la GTT, ovvero il servizio Gruppo Torinese Trasporti. Cito anche l'azienda, perché è l'unica azienda che abbiamo in tutta Torino che gestisce i pullman, quindi non è che posso dire l'azienda tot XXX, perché è l'unica azienda che abbiamo a Torino, quindi è una merda, una vera e propria merda, perché si lamentano tutti che non rispettiamo le regole per questa cosa del distanziamento. L'altro giorno, appunto, l'ho già preannunciato nel video che ho fatto della piscina. Torno dalla piscina, vado a prendermi il 5, che è un pullman molto grande, un auto snodato, quindi abbastanza grande. Dopo 25 minuti, che non è nemmeno tantissimo, mezz'oretta più o meno, di attesa sul pullman. Torniamo a sto cazzo di pullman, scusatemi il linguaggio. Praticamente, a parte che comunque c'erano tantissimi ragazzi con i borsoni, quindi comunque metti anche in conto questo, eravamo tutti schiacciati, ma schiacciati del tipo alto che un metro di distanza, avevamo un millimetro di distanza. Io tra un po' ammazzavo il mio vicino, quello non so che cazzo era che c'avevo di fronte. Meno male che quasi tutte le persone, dico non tutti, ma buona parte del pullman scendeva, lo scendo io, che era a Benasco praticamente, perché poi a Benasco ho dovuto prendere un altro pullman per tornare a casa perché non ho ancora la patente, grazie lavatrice. Io non ho ancora la patente perché un momento, vabbè, io spero che mi sentiate la lavatrice prima che finisce, vediamo perché ho bastone. Comunque, la cosa che mi ha fatto veramente, cioè, non è nemmeno la prima volta, anzi mi sorprendo quando il pullman è vuoto, praticamente era pieno di gente, ma pieno, siamo arrivati ad un punto che eravamo schiacciati. Scusate, dovrei bere, ma parte il missile. Per lo spazio infinito. Io alla lavatrice l'audio, comunque. Sai di fatto comunque che era pieno di gente, eravamo schiacciati, io la borsa l'ho buttata per terra, la borsa frigo. Lo zaino tenevo con la mano, non mi tenevo a capo a cazzo. E la cosa che mi ha fatto incazzare è che a un certo punto un ragazzo ha dovuto urlare al guido, che noi chiamiamo Guido, che è quello che guida il pullman, di non far più salire le persone, cazzo. Cioè, chiama un altro pullman dalla sede, chiama la sede e dice: guarda, ci sono troppi ragazzi sul pullman, manda un altro 5. O tramuta un cazzo di auto snodato in un 5. Oppure dia alla gente gentilmente: guardate, non potete più salire perché c'è troppa gente. No, se ne sbottono il cazzo. Chi se ne frega, che hanno fretta di andarsene a casa a mangiare, non si capisce il perché.
Poi capita che in molti pullman l'obliteratrice del pullman per bippare il biglietto è dall'altro capo del mondo dove tu non puoi passare perché c'è il guido. Quindi io mi chiedo dove obliterò? Mi prendo la multa perché non ho timbrato il biglietto o perché ho sorpassato la linea per bippare? Non ha senso. Cioè, poi con 500 persone io posso mai bippare? Come faccio? Mi ammazzo? Tipo, ho fatto 5 fermate schiacciata. Certo non mi vado a bippare, anche perché di solito si paga un servizio. Il servizio dov'è? Mantenere la distanza di un metro, evitare lì di stare vicini, rispettare le X. La gente si è seduta tutta alla fine. Scusatemi, se ci c'è tanta gente in pullman, ma alla fine uno si siede. Stessa cosa è successa ieri su 71. Vado su 71 all'andata per andare a un colloquio di lavoro e che cazzo, la lavatrice però a 4 centrifughe. 71, vado appunto su 71, stessa storia. A un certo punto iniziamo ad essere tantissime persone, gente con i passeggini e tutto, alla fin fine ci siamo seduti nei posti che avevano le X. Uno dice non rispetti le regole, io la mascherina ce l'ho sempre avuta, io ho sempre la mucchina dietro. Iniziano le persone poi a urlarsi contro, gente che poi inizia, eravamo in tanti, quindi fai sedere il bambino sul collo. Gente che inizia a insultarsi, tutto il guido cosa fa? Se urlate io non riparto. Ma non è il fatto di insultarsi o meno, cazzo, cioè vedi che siamo in tanti. Chiamo un altro pullman e basta. Ritorno, stessa storia, partiamo da Piazza Statuto, quindi ci vuole un bel po', fino a, da me. E come capolinea, capolinea, ci vuole tipo un'ora e fischia. Non marea di gente. Io mi sono seduta con il mio ragazzo vicino, me ne fregavo il cazzo, avevamo anche le borse. Non me ne frega niente. Ci fermiamo in un supermercato per fare la spesa. Un'ora e mezza fermi a Fermata 71 ad aspettare, al caldo cocente, perché erano tipo, erano meno le 2 del pomeriggio. Arriva il pullman alle 3 e mezza tipo, alle 3.10 più o meno, 3.10. Un'ora e 10 ad aspettare il pullman, che non è normale. Una patatina. Oh, finalmente la pace. Comunque non è normale aspettare un'ora e 10 un pullman, cioè che cazzo è? Aspettiamo e tutto, perché tanto non potevamo nemmeno farci la pelle, perché era tutto al sole alle 2 del pomeriggio, immaginate voi. Comunque aspettiamo il pullman, meno male che avevamo preso qualcosa da bere se non morivamo pure. Arrivano 2.71 di fila, uno quasi pieno, l'altro mezzo vuoto, ovviamente noi intelligenze andiamo sul secondo mezzo vuoto. Gli altri non è che sono scesi per andare nell'altro pullman, erano proprio vicini a 2 cm l'uno dall'altro. Una cosa che se la vedevi ti vedi andare a ridere. Cioè almeno fateli partire a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro. Lasciamo perdere. E ce ne sono miliardi di situazioni così. Addirittura ho fatto le segnalazioni alla GDT, se ne sono fregati il cazzo. Andiamo in metro la situazione un po' già è migliore. Ti metti la mascherina, ti puoi sedere o stai in piedi, è più tranquilla. Forse perché non c'era tanta gente in quel momento. Ore di punta o altre cose, anche sul 4 di sera, che è un tram, che è anche bello grande. C'è proprio l'interfono che ti rompe il cazzo, con scritto il distanziamento, la mascherina, l'obbligo e tutto il resto. Gente che non si mette le mascherine, gente che sta tutta ammassata insieme. E la gente non dice un cazzo, quello è il problema. Ora, capisco che ci sono anche i mongoloidi di turno. Tipo, io devo fare un elogio a una donna che non so chi sia, della GTT, che è stata l'unica in 80 corse che ho fatto, perché io vado tantissimo in pullman, ad alzarsi, a fermare il pullman, alzarsi e dire io non parto finché tutti non hanno la mascherina su, compreso il naso, perché se tutti il naso fuori non si fa una minchia. È stata l'unica a farlo. Tutti gli altri non si fermano, caricano gente, non se ne fottono una minchia, solo se ci mettiamo ad urlare o ci accoltelliamo, tra un po' bloccano il pullman. Gente che proprio se ne sbatte le palle di qualsiasi cosa, gente che se chiedi delle domande non ti aprono nemmeno la porta davanti per parlarti, cioè se ne sbattono e tirano avanti. L'altro giorno volevo sapere se potevo prendere il 10 per andare vicino alla mia zona, che poi alla fine era vero. Il guido se ne sbattò il cazzo, se n'è andato perché non poteva aprire le porte a distanza di 4 metri da me per parlarmi. Stiamo scherzando? Cioè, io sono allibita.
obliteratrice a fanculo, posti a sedere che gli stickers vorrei capire chi cazzo li attacca, perché il metro di distanza non esiste, quindi chiariamoci, se per starti in piedi e cadere, ammazzarci allora che ti siedi, tanto alla fine non è che ti baci in bocca col compagno che è vicino, quindi alla fine è una cosa schifosa proprio, mantenere la distanza di 1 metro, piuttosto raddoppi i pullman, togli delle corse, poi adesso non si può più uscire la sera, perché a posto di potenziare le corse, le riducono, la gente non ha più voglia di lavorare. Cioè, noi il sabato sera a volte non possiamo uscire. Già la domenica faceva schifo. Adesso il sabato non possiamo più uscire perché prima scompaiono. L'altro giorno per puro culo di domenica ho visto passare dei 71, che erano le 8. Normalmente la domenica il 71 alle 5 scompare. Dall'altra parte ogni tanto passa un pullman, un fantasma e tu rimani a piedi, ti attacchi al cazzo. Perché poi se te la devi fare a piedi, attacchi e ti metti al cazzo. Fanno bene quelle penne di monopattino. Poi elettrico, averci di soldi per il monopattino elettrico. Comunque, sta di fatto che non c'è un pullman, se non forse solo la metropolitana, che forse la prendo pochissimo perché da me non c'è. Veramente fa schifo. Il servizio di trasporti fa schifo. Hanno tolto la navetta IKEA, perché così scoraggiano le persone ad andare IKEA, che tanto ci vanno comunque con la macchina o con altri mezzi di trasporto, piuttosto ci vanno in bici. Da me ci sono pochi pullman che passano, quindi se già mi mettete pure in difficoltà. Cioè, già i pullman dobbiamo aspettarli tanto, il 39 ci vuole una vita prima che arrivi, e quando arriva è sempre, anche lì sempre pieno. Pullman piccoli, poi vorrei capire chi cazzo è che li lava, che sono sempre lerci, igienizzati, dove, non lo so. Un pullman su 10 all'aria condizionata accesa, poi sono Irisbus, quindi sono pure chiusi. Quindi non è che dici vuoi aprire i finestrini, non li puoi aprire. Hanno solo il bocchettone tipo Vasistas che si apre con due dita d'aria, che uno muore. Io sono senza parole veramente. Io ho fatto anche le segnalazioni, ho mandato i video, ho mandato addirittura i video, le foto, che loro provocano le aggregazioni. Poi a ottobre ci ammaleremo tutti, se non prima. Siamo tutti in quarantena. Per colpa dello Stato, della regione, non so di chi cazzo devo dare la colpa. Perché dai trasporti pubblici non penso, perché loro fanno il loro lavoro. E però è colpa dell'azienda. Dell'azienda che comunque non è organizzata perché, almeno in Piemonte, non sanno, in Piemonte, Torino, non sanno organizzare un cazzo di nulla. Io parlo per Torino perché non so a chi cazzo riferirmi. Io che mi tolgano i video, me li blocchino, no, guarda, ormai non mi frega più un cazzo, tanto se poi abbandono YouTube per un periodo, gli iscritti se ne vanno, quindi. E ci sarà anche il terzo video polemica, che non è finisce qua, perché non è solo i trasporti o le piscine il problema, ma anche le strutture amministrative, come la motorizzazione, la posta, ma ce n'è. Fare una rubrica che si chiamerà Avete rotto i coglioni. Hashtag le aggregazioni programmate. Ci farò una rubrica. Scrivetemi sotto nei commenti come potrei chiamarla, adesso vedrò un po', veramente. Il primo sarà l'acqua park di Blue Paradise in piscina, aggregazione organizzata, praticamente si potrebbero chiamare, aggregazione forzata, non lo so, ci troverò un titolo appropriato, veramente, sono allibita. Una segue le regole, io vado a fare la spesa sempre con i guanti, mascherina, mi cadono le mani dei disinfettanti, pulisco la casa e tutto, mi sono rotto i coglioni. Cosa serve se tanto poi ti ammali perché gli altri ti fanno ammalare? Cioè, veramente, è una cosa assurda. Poi anche nei centri commerciali, c'è di video da fare, questa cosa è una nuova rubrica, se vi piace lasciate sotto nei commenti anche le vostre avventure, come invece è nella vostra città, nella mia città di Torino fa schifo, voglio sapere nella vostra città come va. Fatemi sapere, sono curiosa. Scrivete sotto nei commenti, mi raccomando. Vi lascerò una serie di puntate e farò anche una playlist. Devo solo scegliere il titolo per questo bellissimo video. Mentre ogni titolo avrà il suo contenuto, tipo l'altro sarà l'acquapark, questo sarà per i mezzi pubblici, il prossimo sarà sulle strutture amministrative e il prossimo qua sarà sui centri commerciali. Vedrò, sceglierò io quale fare per primo. Sono molto. Mi piace questa nuova tematica. Voglio fare polemica perché sinceramente mi sono rotta il cazzo. Tanto non è che un canale da 1 milione di iscritti, però mi sono rotta le palle che poi danno colpa a noi. Posso capire che tanta gente non rispetta le regole, ma dovrebbe esserci qualcuno che le faccia rispettare, o che almeno ci dia una mano per farle rispettare.
perché non possiamo essere ammassati in pullman, essere ammassati in piscina, essere ammassati quando uno va in posta, uno ammassati quando uno va in motorizzazione civile, cioè non, no, non è una cosa civile, non è umanamente possibile che siamo usciti dalla quarantena e la gente non sa gestire una minchia fritta, no, sicuramente no. Alla prossima puntata della lamentele di Sara. Devo cercare un titolo per questo specie di coso. Devo vedere. Non so come lo chiamerò. Magari oggi ci penso, tanto devo programmarti i video. Io vi saluto, ditemi le vostre esperienze nella vostra città, come va la vita. Non scrivete ovviamente il nome del virus, mi raccomando, perché sennò mi demonetizzano il video. E lo Stato se lo prende, già lo Stato si sta prendendo tutto, ragazzi, quindi mi raccomando. Scrivete solo questo problema, questa situazione, scrivete quello che volete, basta che lasciate stare le corone e altri nomi in codice. Grazie, vi chiedo solo questa gentilezza. Vi saluto, se siete arrivati alla fine del video, mettete hashtag Torino, Italia fa schifo. L'Italia fa schifo, perché è vero, l'Italia fa schifo. Poi magari in alcune regioni va meglio di altre, ma a me non sembra. Poi ditemi la vostra. Ciao.